Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil Zero. Ok, siamo di nuovo qua con Resident Evil Zero, con la nostra Rebecca e il nostro Bill Tanner, cane pazzo. E niente, fatemi sapere nei commenti chi era Bill Tanner, cane pazzo, ragazzi, se lo sapete. Dovete per forza saperlo. Allora, vediamo un po' qui. Dove c'era da andare? Dove dovevamo andare? Allora, in realtà, sì, ok, avevamo un rampino. Rampino che? Credo che possa utilizzare solo Rebecca, cioè non può utilizzarlo lui. Infatti glielo ho scambiati, ragazzi, ho messo giù un po' di robe e glielo ho scambiati. Spara, spara, Rebecca. Vabbè, cambiamo, ragazzi, personaggio e spariamo con Rebecca, che cazzo ne frega. Ok. Ok, carica. E andiamo a vedere come siamo messi tra l'altro con i vari munizioni. No, scusa, mi fai vedere come siamo messi con le munizioni? Non tanto bene in realtà, però 44, 69, vabbè, ti accontenti. Allora, il rampino. Qualcosa luccicava qua? No. Sembra sempre che ci sia qualcosa che luccichi. Il rampino va utilizzato qua, attraverso la finestra in una scala rotta. Non è di nessun aiuto al momento, però se noi usiamo il rampino. Oh. No, Rebecca, porcaccia la miseria. Usa sto cazzo di rampino. Dovrebbe funzionare. Esatto. Quindi separiamo di nuovo i due piccioncini. Piccioncini, poi. E andiamo avanti con Rebecca. Molto lentamente, da quello che ho capito. Rebecca, qui c'è qualcosa che puoi fare? No. Può andare ancora più avanti? Forse sì, ragazzi. No, questo è il massimo. Vediamo un po' dalla mappa. Perché io non mi fido. Allora. Fanculo dai tuoi cambi. Dai, dammi prima sta mappa. No, no, è solo qui. Ok. Andiamo giù di qua. Probabilmente dobbiamo sbloccare la porta a lui. Ci sono voi nei passeggeri sotto l'apertura. Calarsi attraverso l'apertura? Certo. Andiamoci attraverso l'apertura. Un zombaccio. Facciamo sparare, va. Questa cosa è un coltello. Sì, no, coltello no. Addirittura gli ho fatto mettere giù a lui il coltello. Vai. Munizioni sì. Prendiamo le munizioni. E apriamo la porta. Ok, uova non buone. Cos'è sto schifo? C'è una molotov. Ok, avete idea? Non ci vado più. Cosa c'è qua? Vedete il portagioie? Sì, il portagioie. Che ci sarà mai in questo portagioie, ragazzi? Non lo so, ma sarà bloccato, ovviamente. E scusate, porcaccia la miseria. Dove ci troviamo noi con Rebecca adesso? Fatemi vedere. Noi ci troviamo qui. Ok, e con lui dove ci troviamo? Ah, noi siamo al secondo piano, mentre lui è al primo. Siamo praticamente quasi in linea. Credo, spero. Non lo so. Ci sono le scale, ci sono. No, non saprei dove cacchio è. Vabbè. Dovremmo essere, a rigor di logica, dall'altro lato. Vediamo un po', ragazzi. Non ho capito bene. Coltello, perché mi dà un coltello da prendere qua? Non saprei. Però, questo portagioie qua adesso lo esaminiamo. Si può aprire? Ma anche no. Dai, aprilo. Ah! Un anello d'argento. E chi se lo mette con questi cosi qua? Andava al contrario, forse. Quindi possiamo aprire la valigetta? Sì, però il problema è che bisogna ricongiungersi con il tizio Ciccio. Cosa ci sarà mai dentro quella valigetta? Che si ricorda, ragazzi, cosa c'è nella valigetta? E qua sarà un macello, vero? Sarà un vero macello. No, no, vattene, 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 vattene. Che cos'è? Via, 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 via. Prima che questi mi saltano addosso da tutte le parti, ragazzi, è meglio andarcene. Sì. Anche perché gli devo dare a lui gli attrezzi per la valigetta. Quindi scambia.
Dai, questo è analogico. Scambia. Scambio con niente. Ok. Perfetto. Ok, ragazzi. Poi scambio i miei personaggi perché se no non lo posso utilizzare. Riapriamo il menu. E con lui gli diciamo combina con la valigetta. Mo, adesso la apri, no? Ma che cacchio fai? Esamina. Ok, adesso si può aprire. Aprila. Ci sarà mai qua dentro, porca, c'è la miseria così importante. Niente, una scheda. Bello. Ok, abbiamo preso la scheda blu. Questa scheda serve per aprire la porta elettronica con il locomotore. Bello. Scusate, ragazzi. Sì, ma non tutto. Dagliene un pochettino. Tipo 15. Bene. Ok. Locomotore. Adesso però io non so che cacchio né dove andare né cosa fare. Bene. Perfetto. Locomotore, dove si trova? Basta con sti cosi, porcaccia la miseria, dai. Rebecca, vieni con me per piacere. Anche cacchio. Ok. Ok. Grazie Rebecca. Spara però. Spara. Spara Rebecca. Spara. Rebecca spara. Rebecca. Ma vaffanculo Rebecca, va. Che cacchio. Sì, perché sparano da soli i ragazzi. Vabbè. Vediamo. Un locomotore dice. Vabbè, qua ci sono le scale per andare su. Però sta porta qua è sbloccata. Dobbiamo andare di qua. Freight car. Se non mi ricordo dove dovrei andare. Da qualche parte dovremmo pure andare. Qui c'è la benza. Qui che? No, qua c'era la coda del treno, giusto? Vediamo un po'. Qua c'era la coda. Sì. Il locomotore è di là. Perfetto. Tutto dall'altro lato. Ragazzi, ci vediamo quando usciamo dall'altro lato, dai. Ok ragazzi, credo che siamo arrivati qua dove c'era la nostra scheda da utilizzare. Devo vedere di utilizzare la nostra scheda d'accesso. Come non ne ho bisogno? Non è di questa porta. Che stai a dire? È chiusa. Ma il lettore di schede mi serve. Qui? No, è chiusa. Il lettore, ok. No, porca c'era. No, no. Dammi la scheda. Ok, usa. Perfetto, ragazzi, sì. Siamo qui. Ho fatto anche il salvataggio nel frattempo, vabbè. Gettarla via, sì. Non mi serve più, è inutile tenere. Tanto c'ho talmente tanta roba. Che non mi serve. Proviamo a caricare, ma che non si sa mai. Ah, ma c'è un tizio ciccio. And why did it contaminate both the lab and the mansion, as La well as villa? a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Carino. Ragazzi, in quella sala di controllo ci deve essere un sole. E noi dovremmo andare di qua. Ma che stai fuori? Scusi, signore. Niente. Ma che stiamo fuori, ragazzi? Dobbiamo veramente andare di qua noi. Ok. Ma.
Il treno sta rapidamente prendendo velocità. Carino. La cabina motore è completamente distrutta, non c'è modo di ripararla. Bah, vabbè. Cerchiamo di fermare sto treno più che altro. Visto che questo qua lo vuole distruggere, noi ci siamo sopra. Mi sembra una gran idea. Ok. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. Cosa facciamo? Manuale di funzionamento dei freni. Attesa per prendere il controllo per le seguenti tre operazioni. Sono necessarie al funzionamento dei freni. Passo 1. Attivazione del pannello di controllo. I pannelli di controllo sono situati nelle seguenti aree. Scompartimento macchinista del primo vagone. Cabina posteriore del quinto vagone. Per attivare il sistema è necessario inserire la scheda magnetica al dispositivo situato nel quinto vagone. In questo modo verranno alimentati i pannelli di controllo. Passo 2. Inserimento del codice nella cabina posteriore. Inserire il codice relativo al pannello di controllo della cabina posteriore e disinnestare il congegno. Sì. Dopo questa, il codice nel compartimento del carnismo può essere inserito. Passo 3. Inserimento del codice del compartimento del macchinista. Inserire il codice relativo al pannello di controllo nel compartimento del macchinista per disinnescare la chiusura. Dopo il completamento di queste tre operazioni, i freni manuali potranno essere utilizzati. C'è tutto sto casino per frenare un treno? Ma chi cacchio li ha messi lì? Qual è stato l'ingegnere che ha messo tutti questi dispositivi a così tanta distanza tra di loro per far funzionare dei freni che magari servono? Chi rimane indietro? Rebecca o Billy? Rimane Billy indietro. Rebecca va avanti. Ma cosa cazzo dice? Sei un'offesa. Oh cazzo, c'ho anche il tempo. No, la scheda! No, la scheda, c'ho anche il tempo. Oddio, scusate ragazzi, momento. Come cazzarola, momento. Allora, fermi tutti, no, la scheda, Aspettate un attimo, allora mi ha detto che c'è la scheda da utilizzare dove? Non qui, era là dietro che devo utilizzarla, sicuro. Sì, sicuro era là dietro che devo utilizzare. Brake system, scheda magnetica, prendila. Perché c'è la miseria, prendi anche questa. Prendi sterba. Fatti di erba. Non so fare. Scambia. Il rampino, daglielo lui. Prendiamoci. Fermi tutti. Momento, devo fare un po' di operazioni prima. Erba verde. Ok. Vabbè, munizioni per la pistola, che cazzo le aveva viste? Va bene, ok, fatto. Menu. Combina. Perfetto. Prendi queste. E noi possiamo miscelare altri ingredienti. Prendi l'erba. La rossa va. Ok. Perfetto. Abbiamo tutto qua. Sì, qua ci sono delle altre munizioni. Prendile. Tu lì deve stare qua, non deve andare in giro. Ci servono a noi. Andiamo. Sono preparativi, ragazzi, che questi bisogna fare. Adesso con lei abbiamo praticamente l'inventario vuoto. Però io non vorrei fermare il treno e lasciare qua il fucilazzo. Porca c'è la miseria. E vabbè, oramai. Abbiamo 2 minuti. Speriamo di poterlo recuperare poi. Ok. Dov'è che dovevamo andare? Aiuto. Il comparto posteriore mi ha detto. Altri? No. Momento ragazzi, non mi ricordo più dove devo andare. File. E questo? No. Questo è l'ufficio del conducente. Scompartimento del macchinista. Dove cacchio era? Non mi ricordo più. Ma io vado in panico quando c'è un controllo rovescia che scade. Oddio. Dato salvo, ragazzi. Aspetta, posso salvare?
Ho il nastro. Anche no, perfetto. Scompartimento del macchinista. Me lo scrive sulla mappa. Dite che me lo scrive sulla mappa, non credo. Andiamo a vedere. No, ma me lo dice? Che cacchio, non so dove devo andare, ragazzi, vabbè. Rebecca, cacchio, sparagli. Niente, Rebecca, sei scema. Lo devo dire io. Se sei deficiente non è colpa mia, Rebecca. Andiamo. Primo vagone. Lo scompartimento del macchinista. Dove cacchio era? Qua. Probabilmente sì. Che c'è sto tizio qua. Edward! No! Vabbè. Che ti devo dire? Diventa uno zombaccio. Sparagli! Ma che cacchio stai di... Oh, è resistente sto Edward, eh? Ancora! Edward, basta! Edward, basta! Okay. Aveva qualcosa, magari, lui, Edward, nel suo... No. No. Io un minuto, non ce la farò mai! Sapete, vero? Perché non so dove andare, dove cacchio vado? Perché non è facile stare concentrati e fare il commento durante il gioco. Cioè, ho fatto una cosa e ho fatto un'altra, ragazzi. Porcaccia la miseria. C'è la bottiglietta vuota, vabbè. Qua? Dimmi che è qua fuori. C'è una scheda magnetica però... Sì, è qua. Allora, scheda magnetica. Fermi tutti! Riprova più tardi in che senso? Usa. Ok, cosa devo fare? Puoi usarla per azionare il freno. Qual è il numero? Oh Cristo, devo calcolare 67. Fermi tutti, fermi tutti. Porca miseria. Allora, momento, no? Devo calcolare. Per arrivare a 67. Oddio, non ce la farò mai, vero? Non ce la farò mai, ho 36 secondi. Cazzarola. 8, 9, 5, 9, 8, 5, 6, 7, 4, 6. Perfetto. Ok. This is Rebecca. I have engaged the control device for the brake. Over. Roger, I'll put the brake on now. Dati una mossa però. No! Porca! 9, 9, 9, 8. No, è rotto! Porca! È rotto! Oddio, è rotto! Oh Cristo! 12 secondi. Aspettate, ragazzi, devo calcare. No, vai, meno male c'è la pausa. Meno male c'è la pausa. Allora, fermi tutti. 23 minuti di rec. Ok. Ok, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, ragazzi. Taglio perché devo fare una botta di conti, se no non ce la farò mai, non ho salvato. Un momento. Ok, ci sono. Un momento. Ci sono. Allora, fermi tutti. Riprendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi 8 e 1. Ci siamo, giusto? Vai, tira. Tira, 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 tira.
Tira, tira. Ok. Wow. Ah, mia, sul filo del rasoio proprio, eh. Stiamo frenando! Stiamo frenando o prendiamo velocità comunque? No. No, niente. C'è un cazzo da fare. Complimenti. Bella frenata. Bravo. Cioè, cazzo, sei un figo. Rebecca? Rebecca? Vabbè, ho capito. Ragazzi, abbiamo perso tutto, tipo fucile, tutto. Vabbè, Rebecca, se cazzo non spari però. Ok. Allora, ci abbiamo due coltelli. Ah no, abbiamo tutto qua. Fucile. Abbiamo tutto qua a terra. No, coltello o no? Cos'è il nostro inchiostro? Va bene, ragazzi. Comunque, siamo riusciti a fare. Non si può passare. Ok. Siamo riusciti a fermare il treno in un modo molto rocambolesco. Ma credo che ce l'abbiamo fatta. Ferma sto cacchio di treno. Niente, noi ci vediamo al prossimo episodio qua con Resident Evil Zero. Vedrò cosa poter raccogliere qua, ragazzi. E poi magari ve lo farò vedere nel prossimo episodio con il menu. Grazie a tutti per essere stati con me, ragazzi, ci sono i link in descrizione, il like al video è sempre gradito, se volete far supportare questa serie e anche il canale, potete tranquillamente condividere il video sui vostri social per farlo conoscere anche ad altre persone, magari così ci espandiamo un po'. Sarebbe molto gradito anche quello. Grazie a tutti per aver visto questo video, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!